Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono 14.844 i nuovi positivi al coronavirus, secondo l'ultimo bollettino emanato oggi dalla Protezione Civile Nazionale. I tamponi effettuati sono 162.880, per un'incidenza al test del 9,11%, meno di un punto e mezzo percentuale rispetto alla giornata di ieri. Il dato però che fa preoccupare è quello dei decessi, che dopo i 491 del giorno precedente, oggi tocca quota 846. I guariti di oggi sono 25.879, che portano a un decremento degli attualmente positivi di quasi 12.000 persone. Le regioni col maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono il Veneto con 3.320 nuovi casi, la Lombardia con 2.404 e Emilia-Romagna con 1.238. A fare il punto della situazione il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Ascoltiamolo. Sì, oggi abbiamo dei dati in qualche misura contrastanti, in quanto positivi, i nuovi positivi sono 14.844, quindi ieri erano circa 12.000, chiaramente ieri erano stati fatti molto meno tamponi, oggi i tamponi eseguiti sono 164.431, quindi sembrerebbe che stiamo oggi sotto il 10% per quanto riguarda il livello di positività. Sempre per quanto riguarda degli aspetti positivi, c'è un meno 92 in terapia intensiva e un meno 400 in area medica, il che sembrerebbe indicare comunque sia un trend in sempre questo graduale, leggero miglioramento. Purtroppo però abbiamo questo dato dei morti che è veramente oggi di nuovo molto elevato, stiamo a 846 decessi. Ieri erano 491, queste fluttuazioni sono dovute anche probabilmente a problemi di segnalazione più o meno tempestiva dei decessi, però 846 è andato veramente ancora drammatico. E questo sta a significare che il numero di persone che si è infettato è veramente un numero molto elevato, cioè in questo periodo, in questi 2-3 mesi sostanzialmente dalla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, abbiamo avuto dopo il lockdown e la fase estiva, abbiamo avuto una ripresa dell'epidemia veramente imponente. Sono invece 647 nuovi casi di Covid nella regione Campania, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi. I tamponi effettuati sono 8.441 per una percentuale di positività ai test del 7,66%, in linea con gli ultimi giorni anche considerando il numero esiguo dei tamponi effettuati. Dal bollettino si segnalano anche 3.025 guarite e 50 decessi, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 28 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto oggi. Situazione ospedali, terapie intensive in netto miglioramento, solo 123 i posti occupati su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid sono 1.720 i posti letto occupati su 3.160 disponibili in tutta la regione. Qualche ulteriore misura restrittiva per Natale sarà inevitabile, secondo il Premier Conte. Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificatamente alle feste natalizie. Ci stiamo però riflettendo, dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata, afferma ancora. Per il Presidente del Consiglio la situazione resta molto delicata. Il Premier questa mattina ha parlato in diretta alla conferenza Coldiretti per manifestare il sostegno del Governo alle aziende e alla causa. Ascoltiamo un estratto delle sue parole. Si stanno seguendo in questo momento. Tra l'altro sono deliziato da quel cesto con tante bontà che sono tipiche, immagino, della produzione agricola italiana. È un cesto che riscalda il cuore, che è collocato tra il presidente Prandini e il segretario Gesmondo. Quindi mi dispiace oggi in particolare non essere con voi, perché immagino che avremmo potuto aprire insieme questo cesto, ma ci rifaremo.
Dicevo, rivolgo anche un caro saluto a tutti i partecipanti a quest'assemblea e ovviamente sono onorato di questo invito perché siamo giunti al termine di quest'anno, il 2020 attraversato da una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e la nostra società, ci sta mettendo ancora a dura prova e ancora dovremo continuare a vigilare a non abbassare la soglia di attenzione. Però dire che proprio quest'anno, più che mai, si è mostrato con estrema chiarezza il ruolo decisivo che la filiera agricola, quella agroalimentare, svolgono in Italia. E voi siete un asse assolutamente portante di questo comparto, di questa filiera. Quindi io vi ringrazio particolarmente per tutto il lavoro che fate, che state svolgendo e ringrazio in particolare tutti gli attori di questa filiera che, come ci invita oggi a riflettere il titolo che avete scelto, quanto mai puntuale, sono gli autentici eroi del cibo su cui il Paese ha potuto contare, ha potuto fare affidamento per attraversare i mesi che sono alle spalle e potrà contare per affrontare i mesi che ci aspettano avanti ancora. Grazie al vostro lavoro, svolto con grande dedizione professionale, con vero amore e con grande senso di responsabilità, i generi alimentari non sono mai mancati. Anche nei momenti più difficili, quando il Paese si è fermato in un lockdown generalizzato, ricordiamo tutti la scorsa primavera, non sono mai mancati negli scaffali dei negozi, dei supermercati, i generi alimentari, né sulle tavole di tutti i cittadini italiani. Il settore ha dimostrato tutta la sua strategicità per la sicurezza e per tutelare quella che chiamerei la sovranità alimentare del nostro Paese, soprattutto nel periodo più complesso, caratterizzato da corse agli accaparramenti, da una concentrazione anche improvvisa, ricordiamo bene, della domanda alimentare. Il governo, e voi lo avete sottolineato, nel corso del 2020 ha fatto la sua parte con numerosi provvedimenti di sostegno al settore agricolo e agroalimentare, ben consapevole delle forti ripercussioni negative che sarebbero derivate dalle necessarie misure di contenimento del contagio. Queste misure hanno interessato anche purtroppo il canale della ristorazione e dell'ospitalità e hanno determinato effetti negativi in molti settori specifici del più ampio comparto agricolo. Adesso non sto qui a ricordare tutti gli interventi che abbiamo fatto, però mi piace sottolinearne qualcuno. Il fondo ristorazione. Abbiamo stanziato 600 milioni di euro finalizzati all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto effettuato dopo il 14 agosto di quest'anno di prodotti filiere agricole e alimentari. Tra questi i prodotti viti vinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio anche attraverso l'acquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agricole. Domani con il ministro Speranza, il commissario Arcuri e il capo dipartimento della protezione civile Borrelli terremo la riunione finale per varare il piano vaccini. Lo ha annunciato il ministro degli affari regionali oggi, Francesco Boccia, parlando con i giornalisti dell'emergenza Covid-19 a margine del sopralluogo a Bitti, comune del Nuorese devastato dall'alluvione del 28 novembre. Le regioni hanno fatto un eccellente lavoro, prosegue. Intanto sta arrivando il via libera al vaccino che in Europa potrebbe arrivare persino prima di Natale. L'Agenzia Europea del Farmaco ha appena annunciato che il Comitato Scientifico è stato convocato per una riunione straordinaria già il 21 dicembre prossimo, durante la quale esprimerà il suo parere definitivo. Dopo aver ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti alla casa farmaceutica, è stata programmata una riunione straordinaria del Comitato per i Medicinali per il 21 dicembre per arrivare a una conclusione definitiva, se possibile, spiegano dall'EMA. Sono 124 intanto i nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia di Caserta registrati oggi, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL. I tamponi processati sono 2022 per una percentuale di incidenza che scende ancora e si ferma al 6,1%. I guariti del giorno sono 515, ma si contano anche 9 vittime in tutto il territorio di Terra di Lavoro. Precisamente a Casapulla, Curti, Caserta, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, San Marcellino, San Prisco e Sant'Arpino. La città con il maggior numero di nuovi casi è Marcianise con 24.
La città di Santa Maria Capua Vetere avrà un piano urbanistico comunale che andrà a sostituire l'attuale piano che risale a circa 36 anni fa. Il percorso avviato dall'amministrazione Mira in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli Federico II darà vita a un PUC che si basa su quattro assi portanti: vivibilità, mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana sostenibile e sostenibilità energetica, per un percorso che tiene ovviamente conto della matrice storica della città, valorizzandone risorse archeologiche e architettoniche, oltre all'attuale identità basata sul sistema universitario e giudiziario. Il documento è stato pubblicato oggi sul sito del Comune ed è aperto alle osservazioni di tutti i cittadini fino al prossimo 31 gennaio 2021. Ben 350.000 euro di finanziamenti arrivano per il Comune di Cesa. Questi ultimi giorni dell'anno 2020 abbiamo avuto notizie positive in materia di finanziamenti pubblici, informa il sindaco Enzo Guida. Tra quest'anno e il prossimo anno contiamo circa 350.000 euro di nuove entrate per questa voce. In particolar modo l'ente è stato destinatario di un finanziamento del Ministero dell'Interno per quanto attiene la progettazione. Per l'anno 2020, ricorda il sindaco, abbiamo ottenuto circa 78.000 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva per il parco agricolo in località Arena. Per l'anno 2021 invece già sono stati assegnati circa 80.000 euro per la progettazione di un nuovo intervento di riqualificazione dell'area ex palestra del Fanciullo. L'altro finanziamento di circa 50.000 euro riguarderà la progettazione di un intervento in materia di efficientamento energetico denominata Cesa Sostenibile. Sempre in materia di efficientamento energetico, sempre da fonti ministeriali, l'ente ha ottenuto già per il 2021 circa 140.000 euro di interventi in questo settore. In questo modo avremo a disposizione fondi per intervenire su aspetti importanti della nostra comunità, conclude il primo cittadino. Il coraggio e la buona volontà superano ogni ostacolo. La distanza non ferma la bellezza, sì, perché è bello soprattutto, prima ancora che incredibilmente importante, vedere bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni mettersi all'opera per organizzare le comunità di cui sono parte sulla base di un loro protagonismo partecipativo. Oltre 20 scuole del primo ciclo del circuito a piccoli passi promosso dalla diocesi di Aversa, infatti, condividono da qualche anno un regolamento territoriale per la partecipazione studentesca, recepito dagli organi istituzionali dell'autonomia, che dà vita a un'architettura rappresentativa capillare dalla classe al territorio. Nella quasi totalità di queste scuole negli ultimi giorni si sono svolte le consuete lezioni, ma in una modalità inconsueta e certo molto più difficile, quella infatti a distanza. Generoso l'impegno di centinaia di docenti, coraggiosa e decisiva la volontà dei dirigenti scolastici che, pur sommersi da mille difficoltà, non hanno voluto privare i loro piccoli studenti di una dimensione partecipativa attesa e ormai identitaria. È un bellissimo segnale che parte dalle scuole, rivolto a una cittadinanza quasi smarrita e incerta in questo periodo, che dovrebbe guardare avanti proprio come le scuole stanno cominciando a fare. I parlamenti infatti presentano una singolarità assoluta. Accanto agli eletti sono presenti di diritto ragazzi di provenienza culturale anche non italiana, uno per ciascuna nazionalità. Addirittura in qualche scuola i ragazzi propongono le loro candidature sulla base di un profilo motivazionale. A breve ci sarà poi l'insediamento dei parlamenti d'istituto. Passiamo come di consueto al termine del nostro notiziario anche alla pagina sportiva. Alla Scala del Calcio, per percorrere i gradini più alti, perché si sa, dalla mente il panorama è sempre più bello. È tutto pronto per Inter-Napoli, il big match della 12ª giornata di Serie A in programma domani sera alle 20.45 a Milano. Entrambe reduci da due vittorie contro Cagliari e Samp, nerazzurri e partenopesi giocheranno molto in un match delicato dal sapore di alta classifica. Per Antonio Conte il solito 3-5-2, il tecnico sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione, un solo dubbio che riguarda però il centrocampo. Gagliardini è favorito sul solito Eriksen come mezzala sinistra. Gattuso proporrà ancora il 4-2-3-1. Il tecnico ha tre dubbi sulla formazione anti-Inter. Ospina in vantaggio su Meret, Fabian Ruiz è favorito su Demme in mediana e Lozano dovrebbe rilevare Politano come ala destra.
È proprio il tecnico nerazzurro Antonio Conte però a presentare il match. Una gara domani, quella tra due squadre che devono avere l'ambizione di essere protagoniste fino alla fine. Fino a 2 anni fa il Napoli ha conteso alla Juve persino lo scudetto. Sicuramente gli scontri diretti sono molto importanti dal punto di vista della classifica e anche mentale. Ti fanno sentire più forte, ogni partita contro qualsiasi squadra però è sempre difficile. Dobbiamo lottare e sudare, conclude, i punti sono importanti contro tutti. Era questa la nostra ultima notizia, vi do appuntamento con la nostra prima serata, infatti questa sera la prima puntata del nostro format comico senza impegno, quindi risate assicurate, non cambiate canale. Invece a domani mattina alle 6.55 con il solito appuntamento della rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata!